ATS nacque all'inizio del 98 attraverso l'acquisto di un ramo d'azienda, Olivetti. Noi abbiamo il nostro slogan, innovazione made in Italy. Realizziamo innanzitutto router destinati ad applicazioni mission critical. Ci siamo focalizzati sul mondo dei router e dei machine to machine. Siamo stati i primi a portare, ad esempio in Telecom, un router con interconnessione mobile integrato con la parte fissa per il mondo professionale. Machine to machine è un oggetto che gestisce il business di un grande cliente. Noi attualmente abbiamo una base installata intorno alle 400.000 unità presso le principali appunto reti corporate italiane, e i settori presso i quali operiamo vanno dalla grande distribuzione all'industria, ai servizi, alle utilities e alla pubblica amministrazione. I nostri router hanno un livello di impaccamento dal punto di vista della componentistica elevatissimo. Le cose che facciamo noi vengono progettate, sviluppate, prodotte, riparate, assistite. Tutto il ciclo completo è gestito da noi. In quest'area che si vede dietro di me viene data forma ai progetti di ATS. Laboratorio di riparazione, dove abbiamo come strumenti termocamera che ci permette di vedere le temperature, un ottimo oscilloscopio a quattro tracce, macchina per saldare i componenti BGA, microscopio, ecco, siamo pronti a partire. Allora, adesso stiamo sistemando il montaggio di alcune schede, facendo un controllo incrociato su due montaggi di PCB diversi sul nostro prodotto Imola. Noi abbiamo una linea di prodotti che si chiama Imola, poi in funzione delle interfacce che andiamo a montare abbiamo una specializzazione dell'Imola. Quindi riassume in sé prestazioni, qualità del servizio, affidabilità. Ovviamente in questo particolare momento siamo molto legati al router per applicazioni smart grid. Siamo molto attenti alle tematiche di qualità del servizio, la flessibilità, la dinamicità delle applicazioni. Abbiamo tre linee di produzione. Una serve sostanzialmente i prodotti più generici, quindi è una linea di produzione molto automatizzata, una dedicata ai prodotti Enel e un'altra con prodotti più dedicati al mondo del gaming. Il grosso del valore di quei router è il firmware e il software. Abbiamo avviato l'attività internazionale in Sud America. Noi stiamo cercando di fare leva sulla presenza dei nostri clienti che si stanno affermando all'estero. Quindi abbiamo deciso di andare a esplorare la distribuzione di questi prodotti negli Stati Uniti, in Cina e in Giappone. Noi siamo assolutamente apprezzati come una realtà che sa coniugare la capacità di essere flessibile e vicina alle esigenze del cliente alla possibilità di avere la qualità e la solidità dei processi produttivi. Questo noi lo possiamo fare perché siamo padroni di noi stessi. Riteniamo che solo controllando tutti i processi è possibile ottimizzare il prodotto. Siamo stati nello stesso tempo determinati ma anche prudenti. All'inizio della nostra storia abbiamo saputo fondere i concetti tipici dell'informatica con quelli delle telecomunicazioni, rapporto con le università ed in particolare con il Politecnico di Torino, l'accesso ai laboratori di qualificazione, di certificazione degli operatori telefonici, ad esempio il T-Lab, e lo stimolo che ci viene da alcuni grandi clienti storici, la Lottomatica. Hanno sempre creduto in noi, ci hanno dato fiducia e ci sono serviti da stimolo per spingerci a realizzare prodotti sempre più competitivi. È incredibile vedere dove siamo arrivati, considerando da dove siamo partiti. È un'azienda in cui si lavora molto bene, c'è dialogo, c'è disponibilità. Quando ho un problema so a chi rivolgermi molto in fretta. Ognuno si rende conto di far parte di qualcosa. E c'è un rapporto di fiducia.
più che contento, assolutamente. È molto importante dare lavoro, creare del lavoro. La tua attività è gratificante, ma crea anche lavoro? Noi abbiamo il nostro slogan, innovazione made in Italy.